Vamo a cattare 8 kg di pena, se no non commenza. TGR Puglia, con la partecipazione di Tarallo dell'Uomo Sedia e da Su Macabro trovi un sacco di offerte per la tua vacanza macabra ideale. Delitti? Macabro! Sciopero dei piromani indetto dal sindacato di settore contro le previsioni meteo sbagliate. Sapere che fuori piove e poi invece fa bello ci mette a disagio e minacciano di pagare il bollo auto. Un uomo sedia ha abbandonato la sua postazione senza essere stato preventivamente autorizzato a manganellate dalla moglie. Sono state così innescate diverse sedie esca per attirare l'uomo sedia, che è stato ritrovato poche ore dopo fuori da un bar e, ovviamente, seduto. 600 euro se rivuoi l'auto rubata, ma la macchina ha un valore di mercato negativo e così un anziano, facendosi rubare le vetture, ha incassato cifre da capogiro, estorcendo agli estorsori oltre 200.000 euro. Un topo vivo nel water della scuola. Terrore tra gli studenti del Marco Franco di Poggio Polo, i quali non hanno mai visto un bagno funzionare così bene in una scuola statale. I ragazzi volevano chiudere a chiave la porta del bagno, ma non trovavano la chiave e nemmeno la porta. Addio alle ganasce in caso di sosta vietata. In sostituzione verrà installato un tarallo, salato quanto la multa, che bloccherà le ruote finché la contravvenzione non verrà pagata. Raccolta differenziata a Pericena Leader. Qui ai buffet non buttiamo via nulla. Gli scarti finiscono infatti nei muri delle scuole. La foresta umbra verrà completamente deforestata e trasformata in una piantagione di olio di palma. Protesta l'ente del turismo, ma il progetto è già stato approvato. Protestano i piromani, ci togliete il lavoro, avvalendosi dell'articolo 1 della Costituzione. Il Gargano è una repubblica basata sugli incendi, annullato così il piano di deforestazione. Chiunque oserà toccare la foresta verrà sottoposto ad una nuova e temutissima tortura: pagare il bollo auto. Oggi una ricorrenza religiosa importante, il miracolo della comparsa delle autovetture. La festività vuole che, nonostante nessuno paghi il bollo auto, numerosi veicoli a motore appaiano per le strade pugliesi. Fenomeno inspiegabile anche per gli esperti. Qui non paghiamo il bollo auto perché nessuno ha l'auto. Abbiamo Amacn. Tecnologia, ideato lo scaccia uomo sedia. Emanando un profumo di cibo pronto, l'uomo sedia rientrerà immediatamente in casa, urlando alla moglie di preparargli la cena e permettendoti così di girare per gli stretti vicoli liberamente, senza 8.000 domande sulla propria provenienza familiare. Lui è Pasquale Linuzzolo Siedo, detto uomo sedia. Ha 70 anni e da qualche anno è costretto da una forte voglia di fare una cippa a stare seduto sulla propria sedia. Da giovane sfondavo i lunotti e facevo il parcheggiatore abusivo, ma troppo stress. Poi ho scoperto la sedia. Ora la sua vita è migliorata e può finalmente videosorvegliare la zona direttamente dalla propria sedia. Il mio vecchio lavoro in Italia? Non lo rimpiango affatto. Troverete gli approfondimenti nella rubrica Marbelle in fuga, a cura del Fatto Quotidianamente. Ma sentiamo un po' com'è la situazione sulle strade. Sì, segnaliamo solamente una coda di bestiame su un cavalcavia. Per il resto il traffico procede irregolarmente. Anche qui a Lecce, in provincia di Cerignola, è l'ora della pericena. Il segnale orario preciso, puntuale, della tua città. In onda in ritardo, solo su TGR. Il meteo è presentato da... Non rischiare! Scopri quanto sono attendibili le previsioni per i prossimi giorni con l'indice di affidabilità del meteo. Nullo! Buonasera! Per domani è prevista pioggia su tutta la regione. Consigliamo ai piromani di non recarsi sul bosco di lavoro. Il meteo è stato presentato da... Non rischiare! Scopri quanto sono attendibili le previsioni per i prossimi giorni con l'indice di affidabilità del meteo. Nullo! E ora gli appuntamenti. Cena a Lume di Gargano, ad Apericena. Sempre sul Gargano, 30° festival del Lunotto Sfondato, per un'estate cristallina. A Beri, raduno booster rosa wifi, come far andare il motorino senza fili. Corso di fotografia piromane, fotografia digitale e tecniche per la messa a fuoco. Il detto di oggi è: non è bollo ciò che è bollo, ma è bollo ciò che non pago. Ora la linea va a... A domani. Gente.
gentili teleascoltatori, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del mercatino, con gli annunci di persone tendenzialmente affidabili. Vendo 4 parcheggi abusivi, con parcheggiatore abusivo incluso. Cerco sedia in ottimo stato, per uomo sedia molto esigente. Cerco lavoro come venditore nei concessionari, precedenti esperienze come parcheggiatore abusivo e sfondatore di Lunotti. Affitto villa abusiva per l'estate. Per informazioni telefonare al numero quasi verde 333-010-010. E allora, stupido!